Allora, il mio incontro con Marea ovviamente è più breve perché non faccio parte del gruppo delle fondatrici e mi sono incrociata con Marea ovviamente più tardi. Mi sono incrociata con questa rivista dapprima come lettrice, perché a Monica non l'ho detto, ma una volta diciamo, a casa di un'amica trovai appunto questa rivista e curiosa così come sono e attratta proprio dalla carta sempre iniziai a sfogliarla. Il nome di Monica non era la prima volta che lo leggevo e quindi poi ho iniziato, diciamo così, a seguirla senza essere una stalker e alla fine ci siamo incrociate, ci siamo conosciute direttamente, ovviamente i testi che aveva scritto, le sue opere e quant'altro, insomma avevo cominciato ad averli a casa e quindi quando poi ci siamo conosciute ci siamo trovate e questo ha fatto sì che dopo un po' arrivasse insomma questa proposta, no? Di far parte della redazione di Marea, che è una proposta che mi onora chiaramente e che mi onora ancora di più dopo l'iter che Monica ha ricostruito, perché forse troppo presi magari dalle nostre soggettività a volte, dal nostro essere sempre molto calati sul presente, noi ci dimentichiamo di essere parte di una storia che esiste da prima di noi, che è più grande di noi, e questa storia ovviamente ci ha segnato, noi siamo le figlie di questa storia. Il fatto che appunto io alla storia delle donne mi sia sempre interessata ha fatto sì che questo incontro fosse più facile e che alla fine mi sentissi a casa. Quindi uno degli obiettivi che secondo me cioè che io mi pongo nel mio lavoro all'interno di Marea è di far sentire a casa anche chi sfoglia qualsiasi numero della rivista. Rispetto ai discorsi che sono stati fatti prima, si è parlato anche di quanto in certi anni la politica, nel senso più generale del termine, no, abbia inciso e si sia intersecata con i percorsi di emancipazione femminile e del femminismo che qui si è praticato. Io credo che una delle caratteristiche, questo forse è una, questa sicuramente è una differenza rispetto ai vissuti, che ci sono stati raccontati fino adesso, è quella del fatto che io e la mia generazione ci sentiamo un po' meno figlie della politica partitica, della politica esperita, di quell'esperienza che genericamente possiamo parlare degli anni 70. Per quelle della mia generazione che si riconoscono nel femminismo, il femminismo è la nostra patria, non è una corrente politica in senso partitico. Quindi a me, come background, manca, ma non perché non ci siano idealità in me personalmente e credo di poter dire anche nelle altre generazioni idealità politiche o ideologie politiche alla base, ma manca perché nel frattempo la società è cambiata, il mondo è cambiato, ma questo se da un certo punto di vista è una perdita oggettiva, dall'altro però mi fa capire quanto sia stato accogliente e quanto tutto quello che non ho trovato da una parte in realtà ci sia nel femminismo, così come io e penso tutte e tutti noi lo intendiamo. E in questo senso anche riprendere i numeri passati di Marea, ascoltare come sono stati raccontati nei loro contenuti, ma anche nella loro evoluzione grafica è stato importante perché mi ha ridato certezza in questo senso. Ha contribuito a riempire di significati alcuni concetti, alcuni valori e ha permesso a me, ma penso a tutte e a tutti noi, di capire quanto certi temi in realtà, pur cambiando totalmente il mondo nel quale viviamo, persistano, cioè la questione dei corpi. Chiaramente non è una cosa che si è esaurita, anzi credo che sia una delle urgenze del mondo contemporaneo, del femminismo contemporaneo, quindi sicuramente sarà uno degli obiettivi su cui Marea dovrà puntare per il futuro, così come la questione ambientale, che è una cosa che
qui ci sono anche tante giovani, no? Sentono sicuramente, forse più che in passato. E un'altra cosa che secondo me è abbastanza indicativa di questi tempi strani e anche un po' troppo lunghi che stiamo vivendo, no? Perché la transizione in teoria verso tempi diversi dovrebbe durare un po' e poi finire. Invece non so, siamo sempre in transizione, siamo sempre di passaggio verso qualcosa che ha contorni sempre più indefiniti e inquietanti. È secondo me anche un riappropriarsi del senso della realtà. Cioè, io vedo tante persone che appunto pensano che tutto sia possibile, che tutto possa succedere, e questo determina da parte loro un'incapacità di leggere il reale e dunque di prendere consapevolezza di quello che sta accadendo, perché se tutto è possibile, qualsiasi cosa può essere letta in qualsiasi senso, ecco che poi allora ci può stare quello che diceva Erminia poco fa, no? Che la gente non si renda conto che quell'emendamento alla legge non è semplicemente un'opzione tecnica, ma è un qualcosa che significa un qualcosa di ben preciso. E non è solo un'opzione possibile che in fondo non si verificherà mai. Cioè, io noto che secondo me le persone fanno più fatica a leggere la realtà nella sua oggettività, nella sua concretezza. E questo può legarsi alla riscoperta appunto del valore del corpo, che è un dato oggettivo, che il femminismo non a caso sta difendendo, no? La riscoperta del corpo. E quindi riscoprire, risentire noi stessi può portarci anche a essere un po' più presenti rispetto alla realtà difficile, complessa che stiamo vivendo. Questo mi sembra, cioè, dal mio punto di vista è importante ed è anche un'urgenza proprio. Ovviamente nel fare questo non posso che ringraziare Marea 360 gradi, Monica, perché siamo partiti in questa riflessione di stamattina appunto dalla gratitudine. Ed è vero che si fa fatica a dire grazie, è vero. Molti percepiscono il dire grazie come una sorta di umiliazione, dover dire grazie come se fosse una sorta di umiliazione. Forse una delle rivoluzioni piccole ma più sostanziali che possiamo compiere, che spetta a noi realizzare, è proprio quella di ripartire anche dalle singole parole e dare loro un significato, una valenza semantica oggettiva e piena, e far capire che certe costruzioni o anche certe interpretazioni di alcuni gesti, così come di alcuni termini, di alcuni valori, devono cambiare. Quindi, così come io mi sono sentita accolta dal femminismo e da Marea, da questa redazione, da questo luogo, in particolare, ecco, vorrei che una parte almeno di questa sensazione arrivasse a tutti coloro che sfoglieranno, i prossimi numeri di Marea.